Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilberto e oggi vi porto quelle che secondo me sono assolutamente tre aziende che meritano una tua valutazione. Ci tengo innanzitutto a precisare che non sono un consulente finanziario, sono semplicemente un ragazzo che studia economia all'università e ha una società di consulenza per le aziende. Ci tengo poi ulteriormente a precisare che tutte le valutazioni che farò io in questo video qua sono frutto di un personale studio e non dovete assolutamente basare il vostro investimento su quello che penso io. Questi sono dei piccoli consiglietti che vi do io. Fate le vostre dovute valutazioni e magari nei commenti fatemi sapere quali di queste tre società magari avete nel portafoglio o se quali o quali di queste tre avete intenzione di valutare. Direi che possiamo assolutamente partire con la prima. Quella che andrò ad analizzare ora è Visa. Allora, io partirei facendovi vedere in primo luogo una cosa, che sono le valutazioni degli analisti ad un anno, ovvero quanto gli analisti pensano che sarà il prezzo di Visa tra un anno. Io utilizzo due piattaforme, una è Yahoo Finance e una è Womine. Come vedete qua, Yahoo Finance stima il prezzo di Visa tra un anno circa a 200,29 dollari. Ora sta a 196,51. Walman, andiamo a vedere a quanto lo quota. Ad un anno Visa dà il prezzo a 208 dollari. Per chi non sapesse appunto cosa sia Visa, vi lascio magari il sito di Wikipedia in cui viene spiegato brevissimamente, ma vi dà un minimo idea. Penso che comunque la conoscete tutti perché diciamo che insieme a Mastercard è il leader nel pagamento elettronico. Come vedete qua, è spiegato qua, nel 2011 Visa è leader mondiale nel mercato delle carte di credito con il 50,1% del valore complessivo delle transazioni, davanti a Mastercard, che tra l'altro è un'altra azione che ho io in portafoglio. E mentre nelle carte di debito detiene il 76,9% del mercato, davanti sempre a Mastercard, che ho nel mio portafoglio personale. Ci tengo a precisare che credo molto in questo settore qua, soprattutto perché, se ci fate caso, tutti gli stati stanno spingendo per ridurre l'utilizzo dei contanti. Infatti, a partire, mi pare, infatti, nei prossimi mesi si abbasserà il limite dell'utilizzo dei contanti a 2.000 dollari, a 2.000 euro in Italia, e tra un anno si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro. Questo sicuramente favorirà l'utilizzo di carte di debito e di credito, quindi noi andiamo ad investire su Visa. Ora però vi voglio far vedere quella che sarà la mia analisi di bilancio. Andiamo su analisi titoli, andiamo in portafoglio perché questa è una società che ho già in portafoglio, però è anche un'azione che voglio, è anche una posizione che voglio aumentare all'interno del mio portafoglio. Vi faccio vedere quella che è stata la situazione di Visa negli ultimi 5 anni. Come vedete, i ricavi sono aumentati abbastanza esponenzialmente, di circa il 66% in 5 anni. I costi, come vedete, sono aumentati del 66%. Quindi io l'ho colorato di giallo perché? Perché solitamente se i ricavi, ad esempio, aumentano del 50%, ma i costi aumentano del 70%, allora a quel punto lì dico: ok, che hanno aumentato i ricavi del 50%, ma per aumentarli hanno dovuto aumentare i costi anche del 70%. A quel punto lì non mi piace quella situazione lì. Infatti, solitamente segno in giallo quando è all'incirca uguale, quindi magari 65-67%. Se è di sotto segno assolutamente in verde perché per aumentare i ricavi di una determinata percentuale hanno utilizzato dei costi inferiori percentualmente, ovviamente. Gli utili lordi sono aumentati del 65%, come vedete qua ho messo anche il grafichino che ve lo fa vedere. Qua stiamo parlando di cifre assurde, stiamo parlando di 14 miliardi di dollari di utili lordi. Utili netti invece sono aumentati del 91% negli ultimi 5 anni. Qua utile per azione è passato da 2,58 a 5,32 e infatti, come potete vedere, il dividendo è aumentato in solamente 5 anni del 110%, quindi è più che raddoppiato. E io, che mi sto creando un portafoglio di dividendi per il futuro, Visa lo voglio assolutamente avere in portafoglio. Il PE non me ne sto manco a parlare perché è un indicatore che non utilizzo troppo, è sicuramente importante, però il PE secondo me non bisogna tanto vedere l'andamento, cioè se cresce o diminuisce, ma la media.
Quindi qua io lo indico in rosso, ma non è che gli do così tanto peso. Ad esempio, se noi andiamo a vedere quello che è il PE di adesso divisa, 35,29, sappiamo che è abbastanza in linea, forse leggermente alto rispetto alla media degli ultimi 5 anni, perché qua ha avuto un picco di 40 e qua ha avuto un minimo di 29,85. Quindi 35 probabilmente ci dà già un'indicazione sul fatto che in questo momento forse Visa è leggermente sopravvalutata rispetto alla media storica. Detto questo, però, voglio far vedere anche quello che è lo stato patrimoniale di Visa, che secondo me è un po' il fiore all'occhiello. Infatti, vediamo che le attività, sia correnti sia non correnti, sono aumentate rispettivamente del 93% e del 76% negli ultimi 5 anni. Però, una cosa che non mi è piaciuta troppo è il fatto che le passività sono aumentate esponenzialmente. Infatti, abbiamo comunque un aumento del 388% di passività non correnti, quindi passività a medio-lungo termine. Abbiamo però un aumento del patrimonio netto del 16%, che è buono, soprattutto anche perché è a livelli altissimi. Infatti abbiamo 34 miliardi di patrimonio netto. Per quanto riguarda il rapporto fra attività e passività, vediamo che è tutto perfetto. Infatti abbiamo le attività che superano abbondantemente, anzi praticamente raddoppiano le passività, soprattutto anche quelle a medio-lungo termine sulle passività a medio-lungo termine. Infatti abbiamo, nel 2019 abbiamo un rapporto di 1,92, quindi praticamente il doppio. Ora però voglio farvi vedere quella che secondo me può essere un buon prezzo alla quale acquistarla. Ora, se andiamo a vedere il prezzo di Visa, che sta intorno ai 196,40 al momento del video, io ho, secondo i miei calcoli, quindi una personale valutazione, reputo che Visa sia un buon acquisto al di sotto di questo prezzo qua, ovvero 223 dollari e 93. Questo perché? Perché penso, sempre secondo i miei calcoli, quindi valutazioni assolutamente personali, che fra 5 anni il suo prezzo sarà di circa 440. Questo cosa vuol dire? Che non 100% non sarà quello, ma secondo me, se Visa si comporta nei prossimi 5 anni come si è comportata nei 5 scorsi, avrà all'incirca quel prezzo lì. Poi si potrà comportare meglio e quindi superare quel prezzo lì, o potrà semplicemente comportarsi peggio e non raggiungere quel tetto lì. Io penso però che comunque, considerando poi che c'è anche i dividendi e tutto, penso che assolutamente valga la pena. Per quanto riguarda un prezzo buonissimo per entrare, io utilizzo questo schemino qua, dove vado a inserire gli ultimi 20 minimi che ha toccato Visa negli ultimi appunto 20 giorni di mercato, e mi faccio una media per capire se, perché se io entro a questa media qua, secondo me è il top. Quindi adesso io so che Visa 196,26, magari mi metto un alert a intorno ai 193 e poi vedo come gestirmela. Ovvio che se la prendo al minimo, cioè 186,21, che è stato il minimo degli ultimi 20 giorni, circa 13 giorni fa, allora lì. Però magari mi metto i due alert qua. Per quanto riguarda la seconda azienda, voglio farvi vedere Bank of America. Andiamo a vedercela sia su Worldline e sia su Yahoo Finance. Qua, vabbè, oggi sta facendo il più 0,39, ma non ci importa. Stima target a un anno ce la danno a 27,75. Su Yahoo Finance e su Worldline ce la danno a 28 dollari. Quindi la comprassimo adesso e rispettasse l'analisi degli analisti, appunto, avremmo un profitto del 20% senza contare, escludendo i dividendi. Per chi non sapesse cos'è Bank of America, praticamente forse una delle più grandi banche americane, insieme a JP Morgan, e è una banca che io personalmente possiedo, cioè proprio sono io il CEO e possiedo ovviamente anche JP Morgan. Scusate ragazzi se sentite un pelo del rumore del ventilatore, ma fa veramente troppo troppo caldo, io non resisto, quindi ho acceso il ventilatore. Vi voglio far vedere quella che è la situazione economica e patrimoniale di Bank of America negli ultimi 5 anni. Quindi andiamo a vederci un po' la mia analisi. Ha avuto un aumento di ricavo dell'11%. Diciamo che è talmente grossa che non è una di quelle banche che vi può fare un 100% in 5 anni, assolutamente. Non è quel tipo di banca lì. È una banca che dà un dividendo stabile, che però è anche molto crescente perché ha un payout relativamente basso. Ed è una banca che è veramente estremamente grande. Come potete vedere, ha avuto un aumento di utili lordi del 48%,
E per ottenere questo ha tra l'altro utilizzato meno costi. Infatti ha avuto un decremento del circa 3% negli ultimi 5 anni dei costi, a fronte anche tra l'altro di 11% di ricavi. Quindi direi ottimo. Gli utili netti sono aumentati del 73% e gli EPS del 110%. Come vedete, il dividendo, che ora come ora di circa il 3%, dividend yield del circa 3% rispetto al prezzo, è aumentato del 230%. Come potete vedere qua la scalettina, diciamo che vi dà già un'idea. Vi dà già un'idea. L'analisi del tutto patrimoniale per le banche, purtroppo, il sito che utilizzo io, ovvero Morningstar, non mi dà la possibilità di vedere le attività correnti, le attività non correnti, le passività correnti, le passività non correnti. Quindi l'unica cosa che posso vedere sono il patrimonio netto, il totale delle attività sulle passività e le passività sul patrimonio netto. Vi può spaventare il fatto che le passività siano all'incirca di 7 volte il patrimonio netto, ma per quanto riguarda le banche è totalmente normale. Infatti, vi faccio vedere brevemente altre banche. Qua c'è Bank of America, vi faccio vedere JP Morgan. Diciamo che la situazione è praticamente sempre la stessa. Vedete, JP Morgan ha 8 volte le passività rispetto al patrimonio netto. Prendiamo una coronata giusto per farvelo capire. United Bankshares ha qua 6 volte, quindi tra l'altro è un'altra banca che ho io perché mi piaceva molto il suo stato patrimoniale. Brevemente ancora una, Huntington Bankshares, che ha 8 volte appunto il patrimonio netto. Una situazione abbastanza normale. Continuiamo un attimo però a vedere qual è la situazione di Bank of America, che ha avuto un incremento del patrimonio netto. Raga, qua stiamo parlando di 264 miliardi di dollari. Non so se ci capiamo. E ha la situazione attività su passività. Diciamo, nella norma infatti ha rapporto di 1,12, che ci può stare nel 2019. Penso, secondo sempre i miei calcoli, che un prezzo buono a cui entrare sia al di sotto di 31,38. Ora Bank of America sta a 23, quindi penso che sul lungo termine ora sia uno dei momenti migliori per acquistarlo, perché le mie previsioni sono che, ovviamente, sono ovviamente valutazioni personali, che tra 5 anni la valutazione di Bank of America possa essere a 63. Sono sicuro al 100% che non sarà quella, perché ovviamente per le banche in una situazione di depressione economica, come quella che probabilmente affronteremo nel corso dei prossimi anni, è molto difficile che crescano. Però penso, questi miei calcoli qua si basano semplicemente su quello che è stato l'andamento degli ultimi 5 anni dell'azione che analizzo. Per quanto riguarda sempre il solito discorso che facevo prima, diciamo che una media di entrata a 24,63 è buona. Anzi, diciamo abbastanza ottima là. Il top sarebbe entrata a 23,02. Quindi diciamo che a questi prezzi qua secondo me va acquistata. Io ho già un prezzo medio di, controlliamo subito, io mi pare intorno ai 23. Controlliamo subito. Il mio prezzo medio di Bank of America, tra l'altro per chi non lo sapesse, all'incirca ora sono in profitto del 9%, di circa 826 dollari. Andiamo a vedere Bank of America, sono in profitto del 4,18% con un prezzo medio di carico di 22,59. Sì, 22,59. Quindi diciamo che alzare lievemente il prezzo medio di carico, però sono abbastanza sicuro di entrare e aumentare le mie posizioni. Sempre in ottica di lungo termine, ragazzi, ricordatevi quello. L'ultima società che voglio analizzare e presentarvi è WestRock. Ve ne avevo già parlato in altri video, ma secondo me a questi prezzi qua non vi dico che è un regalo, ma ci siamo quasi. Per chi non sapesse, WestRock è, diciamo, penso il secondo costruttore più grande, il secondo produttore più grande di cartoni, che in un momento in cui l'e-commerce sta esplodendo, penso, sono sempre valutazioni personali, possa essere un fiore all'occhiello. Io parlo sempre in un'ottica di diversificazione massima, ragazzi, parlo sempre pensando al fatto che io ho 48 azioni in portafoglio con posizione massima di 8-9% per una singola azione. Il mio portafoglio ha come maggiore posizione WestRock, appunto. Penso che a questi prezzi vada assolutamente acquistata. Gli analisti danno un price target ad un anno di 37 dollari, quindi un profit di 30% se ovviamente mantiene le aspettative. Yahoo Finance la dà a 36,79, quindi molto simili alle valutazioni. Bank
Ma andiamo ad analizzare quella che è un po' la situazione patrimoniale della società. Allora, apriamo un po' Westrock qua. Abbiamo ricavi che sono aumentati in 5 anni del 61% a fronte di un aumento dei costi del 61%. Gli utili lordi sono aumentati del 50%, gli utili netti del 70%. Gli EPS sono aumentati del 14%, quindi nemmeno troppo, però diciamo che è un po' ballerino. Il PE è tantissimo ballerino, più grande ballerino italiano. E i dividendi invece sono abbastanza stabili, sono cresciuti del 32%, però quest'anno sono stati ridotti tantissimo a causa appunto del coronavirus, perché volevano mantenere una situazione finanziaria all'interno dell'azienda più stabile, quindi hanno deciso di non tagliare del tutto i dividendi, ma di ridurli. Solitamente a questi prezzi qua avrebbe avuto un dividend yield di circa 6%, ora che l'hanno ridotto di circa il 3 qualcosa. Quindi, secondo me, sempre valutazioni personali. A questi prezzi, soprattutto in ottica medio-lungo termine, va assolutamente acquistata. Andiamo a vedere l'analisi dello stato patrimoniale. Ha una situazione di attività che sono in crescita abbastanza costante. La cosa che non mi piace troppo, come vi dicevo, è l'aumento delle passività correnti e non correnti più alto dell'aumento delle attività. Il patrimonio netto è stabile all'incirca sempre intorno agli 11 miliardi di dollari. Le attività sulle passività è stabilissima come situazione, mentre le passività sul patrimonio netto non mi fanno impazzire. Diciamo che il patrimonio netto copre solamente le passività correnti, quindi a breve termine al di sotto dell'anno, mentre quelle non correnti, quindi medio-lungo termine, negli ultimi 5 anni non sono state coperte correttamente. Per quanto riguarda sempre il prezzo dell'azione, io penso che un prezzo buono, considerando solamente gli ultimi 5 anni, sia intorno ai 39 dollari. Detto questo, c'è sempre da considerare il fatto che queste mie valutazioni qua non tengono conto del 2020. Quindi quello che dovete fare voi è fare le vostre valutazioni. Se volete considerare gli ultimi 20 giorni, un prezzo buono di entrata è 27,28 come prezzo medio. Ora sta a, vediamo controllare, ora sta a 28,03, quindi magari mettetevi un alert se avete piacere di entrare. E un prezzo top è il 25,44, che è il prezzo minimo che ha toccato negli ultimi 20 giorni. Quindi, dovesse ritornare a quel prezzo lì, io vi dico l'acquisto al 100%. Penso che acquisterò sicuramente la prossima settimana altre posizioni. È già la mia posizione più grande, ma ho intenzione di aumentare. Infatti, come vedete qua, sempre su Walmart, la mia posizione più grande è appunto WestRock. Allora, Total Cost. Ho 25 azioni WestRock per un totale di circa 700 dollari. E un profit di circa 2%, ma non è quello che ci interessa, perché dentro la nostra ottica è di medio-lungo termine. Detto questo, raga, io spero che questo video possa esservi stato utile. Spero che nei commenti mi facciate sapere cosa ne pensate voi di questa società qua, se ce l'avete in portafoglio, se avete intenzione di vendere, se avete intenzione di aumentare le vostre posizioni. E niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e niente, raga, ci vediamo al prossimo video.